Allora, dicevo, siamo all'interno della nostra raccolta di documenti e dispense. Quello che dobbiamo fare è leggere, dov'è? Eccolo qua, il capitolo 12 dei Promessi Sposi, tutto il capitolo, ve lo leggete con calma e poi nel capitolo fate le seguenti operazioni, che io adesso vi scrivo qua di fianco, perché qua c'è una chat di fianco alla nostra dispensa e le operazioni sono le seguenti. Allora, dovete trovare 12 parole nuove o poco usate e le spiegate. Quindi le cercate sul dizionario e le spiegate. Poi dovete suddividere tutto questo capitolo in sequenze, quindi suddividere il capitolo in sequenze e per ogni sequenza scrivete un riassunto. Poi l'ultima cosa che dovete fare, spegni la telecamera e spegni il microfono. L'ultima cosa che dovete fare, poi, sempre su questo capitolo dei Promessi Sposi, è riprodurre quattro citazioni, che vuol dire periodi, frasi significative, che vi sembrano particolarmente importanti e commentarle sul quaderno. Quindi quello che c'è da fare l'ho scritto qui, poi lo riporterò anche sul registro di classe, ovviamente, e abbiamo detto che lo facciamo per mercoledì prossimo sui vostri quaderni. Mercoledì prossimo sarà il giorno, vediamo cosa sarà, non ho qua un calendario. Mercoledì prossimo è il 11. Quindi mercoledì prossimo 11 marzo. Mercoledì prossimo 11 marzo, quindi voi farete questo compito sul quaderno. Adesso però notate che qui di fianco avete una risorsa, è una risorsa internet che punta direttamente ai Promessi Sposi, perché qui si parla del capitolo 12 dei Promessi Sposi, mentre dall'altra parte avete il testo. Qui avete delle spiegazioni che vi possono essere utili per fare il vostro lavoro. Vedete per esempio che qui l'autore di questo testo ha già diviso in sequenze la narrazione. Se volete, scusate, potete utilizzare anche questo modo di suddividerlo oppure ne create uno vostro. L'importante però è che quello che scrivete, e quindi le vostre analisi, le citazioni, eccetera, siano opera vostra, quindi fate un lavoro individuale. Poi qui sotto vedete che si parla anche dei temi principali e dei collegamenti. Leggetela questa parte qua, che è importante, e poi ci sono, dov'è, questo non è molto interessante, mentre alla fine c'è tutto il capitolo Scusi, prof. originale dei Promessi Sposi, che è quello che vi ho riportato, anche vi ho mostrato qui all'interno della dispensa. Sì, dimmi. Non riesco a vederla, mi devo attivare la fotocamera perché sennò non. Cioè, non riesco neanche a vedere quello che ci sta facendo vedere agli altri. No, tu devi. Non vedo le pagine che sta sfogliando lei come mi ha fatto vedere Deca, che adesso lo decande e che l'ho videochiamato. Allora devi fare così, Ludovica, va bene, ma dove sei qua? Tra questi? Scritto Ludovica sopra il mio. L, Ludovica, ah ok, vediamo un po' cosa posso fare. Prof, neanche io vedo le schermate o cose. Ma devi. Per vedere le schermate tu devi fare clic sulla mia,
sul mio riquadro, no? Eh sì, sono Posso sul dire una ristorino, cosa? sul Sì? coso del Castelzitto, non No, mi ho dire questa trovato il cosa. modo per farlo. Sì, sentiamo. Praticamente all'angolo destro ci sono tre puntini, ragazzi. C'è scritto gestisci qualità dell'immagine. Video quality, c'è scritto. A me sui tre puntini mi dà send, invio un messaggio privato, c'è scritto praticamente. Non ti dà gestione qualità. No. È un logo con scritto HD. Non me lo do, fra. Tu schiacci lì e ti dà possibilità che dice solo audio, bassa definizione, definizione standard, alta definizione. Non me lo do. Cerca sta cosa perché c'è scritto appunto solo audio, magari il tuo computer è fermo lì. Aspetta, HD, poi, ok, Sì, a schiaccia sopra. L'hai è disponibile solo trovato? audio, mi dà che per questo browser è supportato solo audio. Devi cambiare Allora devi browser cambiare allora. browser, devi usare Chrome. Se avete dei E lo sto problemi, usando. usate Chrome. E Io allora non ho più Chrome, però. devi attivare anche. Probabilmente nelle preferenze di Chrome dovrei attivare qualcosa. Va bene, ma se esco, poi dopo posso rientrare? Puoi rientrare, certo. Ok, allora esco un attimo. Va Piuttosto bene. poi mi faccio dire cosa avete Sì. detto. Va bene? Ok. Allora, io intanto vi dicevo che per mercoledì 11 marzo fate questi compiti, d'accordo? Poi li fate sul quaderno, ovviamente. Allora, il problema che si pone è poi come fate a darmi i quaderni affinché io possa correggerli. Adesso vi spiego come fare. Dovete fare così. Ecco, sto copiando la procedura. La procedura la scrivo qua dentro e poi la riporto anche in una pagina nuova. Adesso ve la illustro. Perché abbiamo una procedura specifica in modo tale che io possa correggere, avere i vostri quaderni, correggerli e restituirveli. Allora, dovete seguire questa procedura. Allora, prima di tutto non fate foto dei quaderni. Le foto pesano molto, poi diventa problematico inviarle per email, poi io devo mettere insieme le pagine, non si capisce niente, quindi non condividete i quaderni attraverso le foto. Ma creerete un PDF perfetto, pronto per essere corretto nel modo in cui adesso vi spiego. Allora, prima di tutto scaricate dal vostro smartphone, quindi non dal computer, ma proprio dal vostro cellulare oppure tablet, l'applicazione Adobe Scan. L'applicazione Adobe Scan si trova qua. Questo è l'indirizzo. Adesso io apro il link, così possiamo vedere che cosa succede. Succede che voi vi recate sul sito di Adobe Scan e vedete, potete scaricare questa applicazione o per Google Play o per Apple Store. Fatto questo, entrate con un ID Adobe. Oppure ne create uno che è gratuito. Queste applicazioni Adobe richiedono un ID, ma appunto l'ID è gratuito e le potete usare tranquillamente. Poi l'applicazione vi proporrà ovviamente dei tutorial, ma a voi non interessa, voi selezionate la voce documento. Notate anche che fra le varie voci c'è anche quella lavagna, che poi se ritorneremo a scuola può essere molto utile perché vi consente di fare delle ottime fotografie alle lavagne degli insegnanti che le utilizzano. Insomma, una volta che avete cercato documento, dovete a questo punto scattare una foto, poi un'altra, eccetera, di tutte le pagine necessarie del vostro quaderno. Le scattate all'interno di questa applicazione e vedrete che Adobe Scan che cosa fa?
Posiziona la pagina correttamente con quattro bordi ai lati che eventualmente potete aggiustare, ma è molto buono, è dotato di un'intelligenza artificiale che è stata sviluppata da Adobe stesso e per cui vi trovate alla fine tutte queste immagini. Quando avete finito, fate un tap sull'icona delle foto scattate con Adobe Scan e quindi la voce sarà Crea il PDF. Cambiate il nome, questo è molto importante, in quaderno di, mettete il vostro nome e cognome. Per cambiare il nome basta fare clic sul nome provvisorio che Adobe Scan dà a questo lavoro. Il nome provvisorio è formato da una data, non so, 6 marzo, una cosa del genere. Voi lo cambiate, dopodiché lo spedite al mio indirizzo di posta, che è questo, aracne.mac.com. Quindi vedete che è molto semplice. Adesso vi voglio mostrare, lo voglio mostrare in diretta, appunto, l'uso di questa applicazione. Eccolo, facciamo così. Mi connetto al mio iPad. Bene, adesso voi vedete il mio iPad qua. Quindi Adobe Scan è questa. Io sono con l'iPad e faccio un tap su Adobe Scan. Poi mi dice accedi con, io ho il mio indirizzo. Eccolo, ho il mio indirizzo, quindi farò il mio login. Ecco, come vedete, sto entrando in Adobe Scan e a questo punto siamo pronti. Va bene, qui ci sono le spiegazioni. Quando sei pronto, fai un tap qui sopra, lui cerca, vedete automaticamente gli angoli, scatta automaticamente la foto. Qui abbiamo il ritaglio che possiamo eventualmente aggiustare un momento e poi andiamo avanti con continua. Con continua io posso girare la pagina. No, è come se fosse il vostro quaderno. Aspetto che lui si posizioni, lui automaticamente riscatta la foto, vedete, e si va avanti così. Se voglio posso regolare i bordi e poi alla fine io mi ritrovo qua in basso a destra, ritrovo le immagini che Adobe Scan ha scattato. Eccole qua. Quindi lui a questo punto può creare un PDF. Vedete com'è precisa questa applicazione. Adesso notate questa matita qui sopra, faccio un tap sulla matita e quindi scriverò il mio nome. Quindi quaderno di Alberto Piani, per esempio, quarta G. Fine. Poi posso salvare il PDF. Fa anche il riconoscimento del testo e poi una volta che l'ho salvato lo posso condividere e quindi lo manderò, farò condividi una copia, quindi mi mandate proprio il PDF attraverso la mail e lo mandate alla mia mail. E voilà, il gioco è fatto. Quando io ricevo il vostro PDF,
Quando io riceverò, eccolo qua, il PDF, che cosa farò? Lo potrò aprire, lo apro direttamente in Acrobat e all'interno di Acrobat di Acrobat avrò gli strumenti per poterlo modificare. Gli strumenti si trovano a commento, quindi vedete, posso annotare, posso scrivere delle cose, eccetera, eccetera. E ve lo rispedisco. Lo rispedisco al vostro indirizzo. Ok, questo è il modo con cui noi operiamo con i quaderni. Lo scrivo su WeSchool, lo metto in un post su WeSchool in modo tale che Ah, lo allora è possiate perfetto. vedere tutti. Eh?